Rimborsi per l'alluvione prorogati al 10 settembre, termini per le domande al Comitato Pro Emergenze. I residenti di Via Pollative protestano, poca sicurezza, rischi allagamenti, abbandono dei rifiuti. Domani partono i saldi estivi, prevista una spesa di 200 euro a famiglia. Buongiorno dal telegiornale di TV Prato, in primo piano torniamo a parlare dei rimborsi per l'alluvione. Il Comitato Prato Pro Emergenze ha posticipato i termini per la presentazione delle domande, mentre il Comune di Vaiano ha pubblicato i nominativi dei beneficiari. Sono stati posticipati a martedì 10 settembre entro le 12 termini per presentare la documentazione delle spese effettuate a seguito dei danni subiti dall'alluvione del novembre 2023. Al Comitato Città di Prato Pro Emergenze Onlus sono infatti giunte numerose segnalazioni da parte di nuclei familiari della provincia di Prato che hanno incontrato difficoltà nel reperire imprese per lavori di ripristino e ristrutturazione. Oltre il mezzogiorno del 10 settembre le domande che saranno prive delle necessarie integrazioni richieste nei bandi non potranno essere elaborate ed evase. Rimanendo in tema di rimborsi, il Comune di Vaiano ha pubblicato l'elenco dei beneficiari e relativi contributi destinati alle famiglie e condomini danneggiati dall'alluvione. Sono 89 le domande accolte su 95, per la maggior parte presentate da nuclei familiari. Ci sono 15 giorni di tempo per presentare eventuali ricorsi. Il bando metteva a disposizione circa 120.000 euro di risorse costituite da donazioni pervenute da aziende, private e associazioni, poi integrate dall'amministrazione comunale con risorse proprie. I contributi sono destinati a concorrere alla copertura di spese sostenute per rimediare danni subiti dalle abitazioni private o dalle parti comuni dei condomini. L'elenco dei beneficiari dei contributi è pubblicato e consultabile anche online nell'albo pretorio. Ricordiamo infine che dal 1 luglio è aperto il portale della Regione Toscana per la rendicontazione delle spese sostenute da cittadini, imprese e aziende agricole nelle opere di ripristino post alluvione. Sono a disposizione 66 milioni di euro stanziati dal governo che prevedono rimborsi fino a 5.000 euro per le famiglie e fino a 20.000 euro per le imprese. Andiamo adesso in via Pollative a San Giusto, dove i residenti si sono rivolti a TV Prato per denunciare episodi di furti, abbandono dei rifiuti e allagamento in caso di pioggia. Più sicurezza, più attenzione da parte delle istituzioni e maggior decoro sono le richieste principali che arrivano da alcuni residenti di via Pollative, in particolare nel tratto di San Giusto tra via Cava e via Paronese. Qualche mese fa mi sono entrati scavalcando il cancello e hanno portato via una macchina. Poi siamo riusciti a ritrovarla grazie alle forze dell'ordine. Chiedete più controlli? Assolutamente sì, sì. Giusto per stare anche un po' più tranquilli, perché comunque questa è una strada dove ci sono anche tanti bambini. E non essere liberi di poter uscire la sera per fare una passeggiata, non essere liberi di poter lasciare la macchina nella propria corte privata, comincia a essere una cosa piuttosto fastidiosa. Lei spesso esce anche con le amiche, però non si sente sicura? No, infatti si trova delle persone che a volte infastidiscono. È lunedì sera, però di notte, noi si esce di giorno, non di notte. Lunedì sera di notte è stato rapinato un cinese e gli è stato portato via il telefono e il portafogli. Altro problema segnalato dagli abitanti riguarda la presenza di sacchi neri abbandonati sotto il ponte del cavalcavia dell'autostrada. Viene riempita finché non arriva, diciamo, al soffitto del tetto e poi occasionalmente viene pulita fin poi a riempirla nuovamente. C'è questa che è stata segnalata ad Alia già da un mesetto, insomma, tramite la Alia app. Un'altra era in via Paronese, quella è già stata pulita, però anche quella stava crescendo. E poi sotto l'altro ponticino, sotto il sottopasso dell'autostrada, anche lì ci sono rifiuti e pruni che poi ci impediscono il passaggio, oltre a non renderlo sicuro per chi magari la sera va a fare una passeggiata. Infine la questione degli allagamenti. Come raccontato ai nostri microfoni dagli stessi abitanti della zona, ogni volta che piove più del dovuto si trovano costretti a scendere in strada ed aprire i tombini per evitare che l'acqua entri nelle case. Il 2 novembre abbiamo avuto dei seri danni, come tutta la zona, diciamo, ma noi in particolare di questa strada, noi quelli, diciamo, più colpiti, perché proprio qui davanti la strada tende a essere sbilanciata e in più la fogna non riceve, e infatti è successo invece di riuscire
recente che nella notte tra il 9 e il 10 di giugno siamo stati in allerta, proprio perché abbiamo visto con quell'intensa pioggia che c'è stato di una mezz'ora, ecco, quindi basta anche solo una mezz'ora di forte pioggia, i tombini non ricevevano, la fogna scorreva e insomma eravamo molto in allerta per scongiurare, ecco, che un'altra volta ci fossero seri danni. Siamo adoperati noi ripulendo i tombini, anche perché insomma le piante qui dovrebbero essere pulite, non, noi residenti ci occupiamo di questo, ma dico anche l'ordine pubblico, insomma qualcuno dovrebbe gestire meglio anche il verde pubblico perché questo non avvenga. Una maratona oratoria per chiedere soluzioni all'emergenza nelle carceri italiane, dove crescono casi di suicidi e situazioni di degrado, problemi che riguardano anche la casa circondariale di Prato. L'iniziativa tenutasi ieri è stata organizzata dall'Unione delle Camere Penali. Fermare i suicidi in carcere è il messaggio forte lanciato ieri in Piazza del Comune nel corso della maratona oratoria organizzata dalle Camere Penali per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione di degrado in cui sono costretti i detenuti. La tappa pratese della manifestazione nazionale ha coinciso ieri con il suicidio di un ragazzo di 20 anni a Sollicciano. Il 53esimo detenuto che si è tolto la vita quest'anno nel nostro paese, a cui si aggiungono i suicidi di 5 agenti di polizia penitenziaria. Abbiamo numeri in eccesso, abbiamo ben 15.000 detenuti in più in Italia, oltre a quello che è lo stato attuale di ricezione delle carceri. Questo sovraffollamento sta portando a una marea di suicidi anche fra gli stessi agenti di polizia penitenziaria. Ritengo che il problema fondamentale sarebbe quello di una politica legislativa che comporti un minor ricorso alla carcerazione preventiva, perché ora circa il 30% dei detenuti sono in attesa di giudizio. Lei è la garante dei detenuti qui nel comune di Prato, quali sono i problemi principali che può constatare alla Dogaia? I problemi sono molti, moltissimi. Il carcere è sovraffollato, manca personale, soprattutto dei ruoli apicali, non c'è un comandante fisso, c'è carenza di tutto, anche gli educatori sono soltanto 7 e con quasi 600 detenuti sono pochi. Di questi 600, oltretutto 350 sono anche definitivi, per cui hanno bisogno di tutto un programma di trattamento. Alla maratona oratoria hanno partecipato personale che opera in carcere, volontari e rappresentanti delle istituzioni, tra cui la sindaca Ilaria Bugetti. Rivolgo un appello a tutte le forze politiche che siedono in Parlamento, al governo e all'opposizione, affinché insieme mettano mano a un sistema carcerario al collasso, in modo serio, adottando quei correttivi necessari e investendo sulle strutture affinché la detenzione in carcere non si trasformi in una tortura. La sofferenza dei nostri detenuti e le conseguenti difficoltà lavorative del personale della polizia penitenziaria devono essere motivo di vergogna per tutti noi rappresentanti delle istituzioni. Ciascuno di noi deve fare la sua parte per fermare questo scempio. Fra le esperienze capaci di portare speranza dietro le sbarre c'è il polo universitario penitenziario della Dogaia dell'Ateneo di Firenze, che conta 50 iscritti e in 24 anni ha laureato una quarantina di studenti detenuti. E c'è l'attività dell'associazione Seconda Chance, che cerca di allargare il novero delle imprese disponibili a far fare esperienze lavorative ai detenuti. L'idea è semplicemente quella di organizzare dei colloqui con detenuti che sono nelle condizioni di lavorare all'esterno, o comunque di accedere a una misura alternativa, favorendo appunto il loro inserimento lavorativo fuori dal carcere, perché crediamo che comunque ancora una percentuale troppo bassa di detenuti lavori all'esterno, insomma la maggior parte e comunque percentuali minime lavorano in mansioni anche basse, dequalificate all'interno degli istituti penitenziari. Crediamo che il coinvolgimento del mondo delle imprese e quindi la possibilità di lavoro esterno sia veramente una strada importante per il reinserimento sociale dei detenuti. Domani iniziano i saldi estivi. Secondo l'indagine di Confcommercio, gli esercenti si attendono una buona risposta, prevista una spesa di 202 euro a famiglia. Saldi al via il 6 luglio e secondo l'indagine di Confcommercio c'è ottimismo tra gli esercenti pratesi, che vedono la stagione degli sconti come una buona occasione per il commercio, dato che la stagione estiva stenta a decollare.
Come riferisce Alessandra Coppini, vicepresidente Federmoda Prato, la stagione fino a qui avversa dal punto di vista meteorologico non ha sicuramente favorito i negozianti. C'è quindi un vasto assortimento di tutti i generi, dai capispalla agli abiti da cerimonia, che sarà messo in promozione. I negozi partiranno con uno sconto tra il 20 e il 50% a seconda degli articoli e le grandi promozioni andranno avanti per 2 mesi. A Prato i dati sulla spesa prevista sono in linea con la media nazionale diffusa da Confcommercio, circa 202 euro a famiglia e 92 euro pro capite. Hanno espresso fiducia nella concomitanza dei saldi con l'iniziativa dei giovedì di luglio i due associati di Confcommercio, Sergio Scarpelli, titolare del suo negozio di calzature in centro storico, e Lorenzo Melani per il settore dell'abbigliamento, dove si punta a vendere anche i capi leggeri applicando sconti fino al 50%. Il vescovo Giovanni Nerbini ha nominato Monsignor Daniele Scaccini direttore dell'ufficio beni culturali della diocesi di Prato. Dopo 40 anni di servizio lascia l'incarico Don Renzo Fantappie, che rimane direttore scientifico dell'archivio diocesano e della biblioteca del seminario. Vediamo. Dopo 40 anni di servizio, Don Renzo Fantappie lascia la guida dell'ufficio beni culturali della diocesi di Prato. Il sacerdote, 89 anni, conserva la direzione scientifica dell'archivio storico diocesano e della biblioteca del seminario. Il vescovo Giovanni Nerbini ha nominato come nuovo direttore dell'ufficio beni culturali Monsignor Daniele Scaccini, vicario generale della diocesi, architetto e responsabile del settore edilizia di culto. La decisione di procedere a questo avvicendamento è dovuta al naturale passaggio di consegne per motivi anagrafici, ma soprattutto alla nuova organizzazione dell'Ufficio Beni Culturali richiesta dalla CEI, che cessa di essere un organismo autonomo con propria personalità giuridica e torna in seno alla Curia, come gli altri uffici diocesani. Questo ha comportato un riordino degli aspetti amministrativi e delle funzioni dell'ufficio, con la conseguente cessazione del rapporto di lavoro con le 3 dipendenti impiegate all'interno dei beni culturali, dell'archivio e della biblioteca. La diocesi ha già pianificato il reintegro delle 3 dipendenti in modo che possano proseguire nel loro lavoro all'interno della cooperativa Prato Cultura, l'ente nato su impulso della diocesi, al quale è stata affidata la gestione del Museo dell'Opera del Duomo e del complesso di San Domenico. Nel comunicare questo avvicendamento, il vescovo Giovanni Nerbini esprime un grande ringraziamento a Don Renzo Fantappie per come ha saputo guidare l'ufficio diocesano dei beni culturali con competenza, saggezza e lungimiranza. È scomparso questa mattina all'età di 68 anni il noto regista Romeo Conte. Nato a San Vito dei Normanni, da molti anni si era trasferito a Prato, dove viveva con la famiglia. Era direttore artistico del Prato Film Festival, manifestazione che lui stesso aveva ideato e realizzato, oltre che molto impegnato nel mondo della moda e dello spettacolo. I funerali saranno celebrati lunedì alle 11 nella chiesa della Madonna dell'Ulivo. Adesso è il momento del meteo a cura del Consorzio LAM. Un caloroso saluto a tutti, ben trovati a questo appuntamento con il meteo a cura del Consorzio LAM. L'immagine dal satellite ci mostra un'Italia in prevalenza sgombra da nubi con il flusso perturbato atlantico che viaggia a latitudini settentrionali ma non molto a nord della nostra penisola. Andiamo a vedere in dettaglio il tempo previsto per la giornata di oggi, una giornata all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso con deboli densità sulle zone montuose, i venti deboli, meridionali, i mari per lo più poco mossi, le temperature quest'oggi sono previste in aumento, massime fino a 31-33 gradi. Concludiamo dando uno sguardo al fine settimana, iniziamo dalla giornata di sabato, mattinata all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, qualche modesto addensamento atteso sul nostro litorale, in particolare sulle zone dell'arcipelago, venti di scirocco, mari mossi in particolare al largo. Seconda parte della giornata ancora all'insegna del bel tempo, ancora con un flusso di correnti meridionali fino a moderate su costa e arcipelago, mari mossi, temperature quasi stazionarie fino a 31-33 gradi. Passiamo alla domenica, una maggior nuvolosità è attesa sulle zone costiere già in mattinata, si tratta di nubi basse, ancora venti di scirocco e mari mossi con temperature minime che sono attese
in leggero aumento, in particolare sulle zone più occidentali. Nel pomeriggio non cambia molto, ancora cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti sul lungo la costa. Qualche isolata precipitazione potrebbe interessare la Lunigiana e la Garfagnana, i venti di scirocco, i mari mossi, le temperature quasi stazionarie, massime fino a 31-34 gradi. È tutto, grazie per l'attenzione. Ed è tutto anche per questa edizione del telegiornale, grazie di averci seguito, buona giornata.